In questo e negli altri video che seguiranno cercheremo di ricostruire a grandi linee la storia del Sacro Romano Impero, che rappresenta di fatto il primo tentativo di riunire le varie entità politico-territoriali emerse dallo sfaldamento dell'Impero Romano sotto un'unica autorità, quella dei Carolingi, la dinastia germanica che governò gran parte dell'Europa occidentale tra l'VIII e il IX secolo. Ma qual è il quadro geopolitico dell'Occidente prima dell'affermazione della dinastia carolingia e delle imprese di Carlo Magno? Verso il 730 d.C., siamo nella prima metà dell'VIII secolo, il quadro politico in Europa è a grandi linee questo. La penisola iberica, eccezion fatta per la parte settentrionale, è nelle mani degli arabi, che l'hanno conquistata agli inizi dell'VIII secolo, tra il 711 e il 718, sottraendola ai Visigoti. Il territorio che corrisponde più o meno all'attuale Francia è il dominio dei Franchi, di cui parleremo tra poco. L'Italia è divisa tra Longobardi e Bizantini. A Roma ha sede il papato. Nella regione oggi chiamata Germania vi sono varie popolazioni: sassoni, slavi, batari e avari. Tra l'VIII e il IX secolo, l'Occidente europeo che qui abbiamo descritto fu lo scenario della straordinaria ascesa del popolo dei Franchi, i quali, sotto la dinastia carolingia, giunsero a creare un vasto impero in cui Carlo Magno, il suo fondatore, volle riconoscere la rinascita dell'antico impero romano.